Buonasera a tutti. Mi sento di ringraziare le persone più di sempre questa sera perché avete affrontato gli elementi scatenati. Ma HaKadosh Baruch Hu ci protegge, no? Ci salva dalla mano di questi elementi. Beh, ringrazio ancora il Centro Primo Levi di darmi questa opportunità di scambiare quattro chiacchiere con voi. Per il momento è un monologo, ma vi prometto che alla quarta lezione, quando non ci sarò, parleremo. Ecco, ve l'avevo detto sin dall'inizio che uno dei principi che sorregge il mio percorso, la mia vita, lo sanno tutti, è che le buone domande non hanno risposta e le altre non ne meritano. E quindi stiamo tutti tranquilli. Sicuramente il Messia arriverà e farà le domande che suscitano delle risposte, ecco. Qualcuno diceva che la risposta è l'uccisione rituale della domanda. Mi sembra proprio di sì. Non c'è niente di più triste, diceva, lo abbiamo detto, mi sembra la prima lezione, Wellington, quando vinse a Waterloo. Wellington disse: cos'è più triste ancora del perdere una battaglia? Ebbene, è quello di vincerla. Vincere una battaglia, appena la vittoria è sicura, diventa qualcosa di molto, molto triste. L'ha detto, quanto pare, a Waterloo. Dunque, noi stavamo provando insieme a vedere come ci si può preparare ad ascoltare le 10 parole del Decalogo. Infatti i saggi di Israele dicono che è un merito che si deve conquistare, quello di poter ascoltare, ma soprattutto sentire poi le parole del Decalogo, capirle, interiorizzarle. Per noi occidentali è importante perché questo è alla base di tutti i codici di giurisdizione in essere in Occidente. È un decalogo di civiltà e quindi bisognerebbe capire come ci dobbiamo presentare anche noi ai piedi del Monte Sinai per avere accesso a questa parola. Noi dobbiamo ricordare questo. La parola Sinai è una parola arricchita rispetto alla parola Sene. Sene vuol dire rovetto. Sinai cambia l'ultima lettera, che è una E, il cui valore numerico è 5, e la trasforma in una Yod, il cui valore numerico è 10, Sene Sinai. La He, quando è messa alla fine della parola, è un'indicazione di orientamento, verso. E quindi il rovetto ardente, quella famosa visione del nostro maestro Mosè nel deserto, anzi nel dopo deserto, Acharei Hamidbar,
nel dopo deserto era orientata a Sinai, dunque orientata all'ascolto delle 10 parole. Che cosa possiamo dire della visione del rovetto principalmente? Ebbene, è che il suscitatore del rovetto, qualcuno direbbe l'autore del testo, e mi va benissimo, si presenta, perché l'uomo Mosè gli chiede: ma chi sei? Come ti chiami? Come parlerò di te se non mi precisi la tua identità? E la risposta arriva in più volte in realtà. C'è una specie di difficoltà da parte dell'artista, di quello che ha suscitato l'immagine del rovetto ardente, la cui principale specificità è di non consumarsi nel fuoco, di ardere, irradiare e non consumarsi, sembra far fatica a dire chi è. A termine di un work in progress, di una presentazione in progresso, pronuncia queste tre parole ebraiche: Eye Asher Eye, che le Bibbie di solito traducono: sono quello che sono. È terribile leggere una traduzione di questo tipo. È terribile per chi ha una minima dimestichezza con la lingua. È altrettanto terribile pensare che questa traduzione è stata validata dal mondo ebraico. Non si capisce, perché se soltanto leggiamo le parole, e le parole sono un verbo, una specie di pronome relativo, una specie di pronome relativo, e lo stesso verbo ripetuto al futuro, già non può essere sono. Anche perché il presente dell'essere non esiste nella lingua ebraica, no. Dopodiché potremo disquisire su questa carenza lessicale, grammaticale, linguistica, ma lasciamo stare, questo non ci riguarda in questo momento. Dunque il verbo è traducibile così: sarò, ripetuto due volte, con in mezzo un pronome relativo, che probabilmente è che. Che. Allora noi leggiamo: sarò che sarò. Strano. Che significato può avere questa espressione, queste tre parole messe insieme? Sarò che sarò. Allora dobbiamo aiutarci con la ritmica, con la cadenza della lettura che è stata trasmessa di generazione in generazione tramite delle note vere e proprie, dei segni di cantilazione. Ci sono dei segni di cantilazione che sulla pergamena non sono menzionati, ma fanno parte della tradizione orale e che ritroviamo nei libri che riproducono il testo della pergamena. Li ritroviamo nei libri. E allora questi segni di cantilazione, che fungono da punteggiatura in realtà, perché le note effettivamente, se leggiamo una partitura, uno spartito, lo vediamo, ci aiutano
a scandire il ritmo della musica anche, ebbene in realtà ci dà questo: sarò, due punti, che sarò. Allora, sarò, due punti, che sarò. I due punti cosa vengono a indicare nella punteggiatura che noi conosciamo? I due punti vengono a indicare un rafforzamento, cioè una esplicitazione di quello che sta a monte dei due punti. A valle c'è l'esplicitazione, a monte c'è ciò che deve essere esplicitato. Ed è il verbo sarò che deve essere esplicitato, che deve significare. E allora, quando il testo dice sarò, due punti, che sarò, significa che quel sarò non si trasforma mai, rimane sempre un futuro, non diventa mai né un presente né un passato. Se volete una traduzione di sarò che sarò, bisognerebbe parlare della riserva inesauribile dell'essere. Cioè l'incarnazione proprio del futuro, nel senso che capiamo che il futuro è ciò di cui non possiamo accaparrarci, ciò di che non possiamo prevedere. Non vi è anticipazione del futuro, vi può essere prefigurazione. Infatti la parola prefigurazione è una parola molto in uso nella tradizione ebraica. L'anticipazione è cristiana. È una lettura cristiana, per cui il cosiddetto Antico Testamento è una anticipazione di quello che poi è successo a un certo punto. Mentre la prefigurazione è l'ammettere che la riserva dell'essere è inesauribile. Dunque, la particolarità dello Sene è questa, è che abbiamo una idea di quello che potrebbe essere l'essenza di questo testo, il principio di questo testo, l'orientamento di questo testo. E mentre al Roveto è un'esperienza individuale, a Sinai, che è una specie di allargamento del Roveto, e la tradizione dice che Sinai è il luogo ideale del Roveto, a Sinai vi è un rovetto collettivo, il rovetto di tutti noi, il rovetto irradiante dell'umanità, il modo di concepire innanzitutto l'umile che arde e subito per capire qual è la specificità dell'umile che arde, è che soltanto l'umile che arde non si consuma. E quindi abbiamo anche una prova, è interessante, è che quando invece si consuma, è che l'umiltà non c'era. Quando scompare è che mancava l'umiltà, perché è una caratteristica dell'autenticità dell'umiltà quella di irradiare senza consumarsi.
Qualcuno ha riassunto questo dicendo che bisogna avere i mezzi dell'umiltà. Non farti così grande che non sei così piccolo. Cioè, scusate, non farti così piccolo che non sei così grande. E questi sono i mezzi dell'umiltà. Dunque, come vedete, le premesse dobbiamo andare a cercarle anche lontane. 80 anni prima, o nel miglior dei casi 40 anni biblici, noi non abbiamo idea di cosa significano 40 anni biblici, però hanno un significato testuale, hanno un significato psicologico, direi quasi un significato teatrale. Sul palco della Bibbia succedono degli avvenimenti che in realtà sono molto più ampli e molto più estesi nel tempo che il tempo della rappresentazione, che è quello della lettura biblica. Dobbiamo sempre pensare, dico io ai miei allievi, al teatro classico, unità di tempo, unità di luogo, unità d'azione. Il testo biblico rispetta scrupolosamente queste regole. È più bravo di Molière, perché Molière dribblava queste regole. È più Racine, più Corneille il testo biblico, infatti è un po' drammatico. E allora andiamo a vedere qualche altra premessa, no? Prendiamo il verso 9, e qui i versi, no, questi sono i versi delle 10 parole, quindi ci arriveremo adesso. Prendiamo il verso 9 del capitolo 19, e il verso 9 recita così: Vayomer Adonai el Moshe, Adonai dice a Moshe, il verbo emor, nel linguaggio biblico, è sempre un verbo creazionale, è il verbo della creazione. Quindi invita il lettore a interpretare, a non, come dire, strisciare, a volare insieme al testo. Allora Adonai dice a Mosè: Hine anochi ba elecha, ecco che io arrivo da te, be'av he'anan. E viene tradotto nelle Bibbie ufficiali, le Bibbie concordate, av he'anan viene tradotto nello spessore della nube. Io arrivo da te nello spessore della nube. Allora, è stranissimo, no? Che cosa vorrebbe dire? Se arrivo, la nube non racconta un arrivo. La nube nasconda, cela. E lo spessore è l'aggettivo, e qui è un sostantivo, per dire la concretezza, per dire la presenza. E la nube, come sapete, è un po' il contrario della presenza. Allora proviamo a essere all'altezza di questo testo. La parola nube qui è resa dalla, cioè la parola anan che noi rendiamo con nube, è costruita sulla radice, sull'etimo anna, che è un verbo, ed è il verbo rispondere. Rispondere a una domanda. Rispondere a una necessità.
E perché mai rispondere a una domanda, rispondere a una necessità dovrebbe essere una nube? Ma perché dobbiamo ricordare unità di luogo qui? Dove siete? Dove siamo? Siamo nel Medio Oriente in un deserto. E che cos'è la nube? La nube spessa in un deserto. È una promessa di pioggia. È una speranza. La risposta dovrebbe essere la conferma che la speranza è stata riposta correttamente. Ecco, guarda che vengo a te come questa nube, ma non le nubi bianche, quasi trasparente del cielo di cobalto del Medio Oriente, una nube grossa, come oggi su Genova, no? O vi dico meglio, come sul Belgio, sul Mar del Nord, queste nubi impressionanti, dove tu sai che poi scenderà, ma tanta di questa pioggia. Ma siamo in Medio Oriente, non siamo a Knokke-le-Zoute in Belgio. E quindi la pioggia è la pioggia che fertilizza, è la pioggia che risponde alle attese. Ed ecco quello che dice qui il testo. La voce dice a Mosè: ricordati di trasmettere al popolo questa premessa, la premessa che parleremo della speranza. È un popolo esausto che è arrivato lì. 210 anni di Auschwitz. Ad Auschwitz bastavano 11 mesi per liquidare centinaia di migliaia di persone. E questo, è quel popolo lì. E viene chiesto al profeta, a Mosè, di trasmettere la speranza e di non temere. Perché ovviamente ci sarebbe il timore del profeta, ma adesso vado ad ingannarli. Invece no, devi aver fiducia in che? Nel roveto, nella tua esperienza, nella tua autenticità. Se tu hai portato questo popolo fino a qui, devi dimostrare di essere autentico e il popolo deve sentire la tua autenticità e la tua scommessa, il tuo investirti dentro questa esperienza, l'esperienza del decalogo. Ecco una delle premesse, il rischio. Chi non rischia non... È così. E dobbiamo rischiare, in particolare quando dietro di noi abbiamo gli abissi e davanti a noi una terra bruciata da un sole di piombo, perché è questa poi la situazione in realtà. La terra che secerna o che mestrua latte e miele è un'ironia di questo testo, è una speranza espressa, è una fiducia in quel popolo che saprà far secernare miele e latte da quella terra lì. E dunque, ripeto, in quel momento lì c'è un'aridità davanti e l'esperienza di una Shoah dietro. Certo che ci fermeremo piuttosto a Parigi, a Londra, a Milano, a New York, a Buenos Aires. E molti si sono fermati, ma molti no. Allora prendiamo un'altra premessa.
prima che di passare a una premessa successiva, mi preme dirvi come ogni volta reagisce la collettività. Ogni volta che c'è un passaggio di livello. Sentite bene le parole, sono interessanti. Perché il testo dice così, il verso 8, e risposero tutto il popolo. Come vi suona questa espressione? E risposero tutto il popolo. Grammaticalmente assolutamente improponibile. Irrita i timpani e rispose tutto il popolo, oppure e risposero tutti quelli del popolo, ma e risposero in tutto il popolo. Questo significa che non c'è nessuna massificazione, non c'è un balcone e un milione di persone che urlano e viva il Duce o viva non so chi. Ah no. E tutto il popolo personalmente risponde. Che significa che il diritto viene dato a ognuno di esprimersi. E questo che stiamo dicendo è confermato da tutto il popolo. Kol ha'am. Non che qualcheduno può rispondere. Ognuno risponde, ma soprattutto quello che è interessante è dove abbiamo mai visto una divinità aperta in questo modo, se è una divinità, un autore, chiamiamolo così, un autore che si mette a rischio ad ogni versetto. Fa un referendum a ogni versetto e non è complicato come quello che ci aspetta adesso. Sono poche parole, capite? Sentivo una persona intelligente dire questo a proposito del referendum. Diceva, leggo un testo ampio e estremamente articolato per il sì, e decido di votare no. Leggo altrettanto un testo articolato per il no e decido di votare sì. Capite? Il pericolo è questo. E allora vediamo cosa dice, che cosa risponde questo popolo. Kol asher diber Adonai nase. Noi metteremo in pratica tutto quanto Adonai ha parlato. Che cosa vuol dire? Innanzitutto questo passato, l'Adonai non ha ancora aperto bocca. Ed è un problema questo. Cioè, metteremo in pratica tutto quello che ha detto, ma non ha ancora detto niente. Non ha ancora parlato. Ma vogliamo capire che questa è una condizione che il popolo pone. Perché noi accettiamo di mettere in pratica, noi dovremo sentire chiaramente quello che avrebbe da dire l'Adonai. Vi rendete conto? Nessun endorsement dell'assegno in bianco, no? Soltanto quando avrà parlato e di bere chiaro, pratico, concreto, non è più amar creativo. No, quando noi avremo capito esattamente potremmo parlare del mettere in atto. Beh, è un entusiasmo abbastanza temperato, eh? Stanno attenti. E anche questo
è una premessa. Vorrei trasmettere questo particolare che per me è fondamentale e che stiamo imparando ad ascoltare, ma senza il mito dell'ascolto, no? Perché oggi si parla solo dell'ascolto e avete notato, si parla dell'ascolto. Non è strano, come fai a parlare dell'ascolto? È interessante. E quindi qui viene detto no, niente di ascolto, di etica volante, impalpabile. Se noi capiremo cosa si vuole da noi, allora faremo. Il popolo dirà e userà più espressione, a un certo punto diranno naase venishma, faremo ed ascolteremo. E questo ovviamente ha destato, ha suscitato oceani di commento. Cos'è questo faremo ed ascolteremo? Vi sono dei commentatori che non vedono il problema e giustamente dicono che il testo biblico è molto succinto, e lo sappiamo, e quindi praticamente sta dicendo faremo quello che c'è da fare e poi continueremo ad ascoltare. Logico, no? Ma io quando mi trovo davanti a delle coerenze così semplici mi dico, ma e dov'è il succinto? È come dire, non c'era niente da capire. Sono un po' deluso. Dico, stiamo alla superficie delle parole, ma soprattutto a me disturba personalmente quando funziona. Quando a prima vista funziona, mi viene un dubbio. L'ho imparato da Sherlock Holmes. Era un grande commentatore e stava molto attento di non cadere nei tranelli della semplicità, nel senso della semplificazione. E allora il faremo ed ascolteremo per me dà un'idea un po' complessa forse, ma di costruire un ascolto che abbia lo stesso valore di un fare. Il problema è l'ascolto. La stessa, cioè quest'idea che l'ascolto mi porterà a fare qualcosa, no? Ma chi l'ha detto? Chi pensa di togliere valore intrinseco all'ascolto, valore etico all'ascolto? E quindi qui l'autore sta dicendo che l'ascolto va preparato dal fare, va tarato sul fare. L'ascolto deve avere delle regole precise, etiche, coerenti, come il fare. Perché quando fai, ci pensi due volte. Parlare, parli, ascoltare, ascolti tanto. Ma fare, fare è un'altra cosa. E allora qui il testo dice quello che è necessario per assurgere all'ascolto delle 10 parole è rintracciare un ascolto che abbia la stessa quadratura, taratura del fare, la stessa esigenza del fare. Io che sono psicanalista spiego così.
dico, chi è stato dal psicanalista lo sa. A un certo punto il psicanalista comincia a socchiudere gli occhi, soprattutto quando non è un'analisi puramente freudiana per cui tu vedi il psicanalista. E poi diciamoci la verità, s'addormenta. E sì, al quarto paziente s'addormenta un po', e poi se è un insonniaco s'addormenta tanto, è sempre la stessa storia. Ecco, ebbene questo non è un granché di ascolto, anche se poi il psicanalista dormiente sogna e interpreterà i propri sogni, benissimo, ma io vorrei che interpreti i miei e so che non li ha sentito, ecco. E dunque noi abbiamo bisogno di un ascolto che abbia come paradigma il fare, lo stesso rigore, la stessa precisione, la stessa motivazione, ripeto, perché per fare io sono molto molto motivato, se no non faccio. Dunque faremo ed ascolteremo, cioè il nostro ascolto avrà come esempio il fare. Allora, a un certo punto, nel verso 12, il testo dice «Vehigbalta etam», «limiterai il popolo», parla a Mosè, e chiede a Mosè, in pratica, di recintare lo spazio intorno al popolo. Avete presente? Dunque, di creare un recinto, però bisogna stare attenti intorno al popolo, non intorno al monte. Perché anche questo sembra un punto di dettaglio, ma che cos'è che sto recintando? Il popolo o il monte? No, viene detto Vehigbalta etam. Recinterai il popolo intorno perché con la Noghea Bahar chi toccherebbe il monte morirebbe. Terribile, magico. Magico e un po' demoniaco. Recintare il popolo, ma il popolo esce dai recinti dell'Egitto. È terribile. Come si sentirà questo popolo? Non è psicologo l'Adonai. Non era più intelligente dire recinterai il monte. Ecco, no. Creerai un recinto intorno al popolo e per cui nessuno salirà sul monte. Dopodiché dice però, Bimeshoch HaYovel, quando il giubileo si protrarrà, Hema Ya'alu Bahar, saranno proprio loro a salire sul monte. È incredibilmente oscura, ma c'è una prima constatazione, una prima estrapolazione importante. Come sempre nel testo biblico si parla di alternativa. Non esiste una parola biblica che non contempli l'alternativa che insegna a me. Non toccare le caramelle. E l'alternativa? No? L'alternativa è terribile. Se non sarai ammalato, se non ingrasserai. Ma che alternativa è? Noi non abbiamo interiorizzato
il valore dell'alternativa. Il fatto, la scoperta che l'alternativa disinnesca il conflitto, la concupiscenza, se c'è un'alternativa, la tensione è abbassata. Prima cosa, che grande apprendimento. Quanto avremmo cambiato parlando di alternativa sempre, di alternativa positiva. La proibizione era di toccare il monte e poi viene detto sì, ma nel perdurare del giubileo tutti quelli che sono stati recintati invece saranno liberati e non solo, potranno salire sul monte. E come far salire la gente sul palco dopo, no? Prima si crea il desiderio, ma non puoi salire. Ma poi dopo si dice, ecco, adesso tutti sul palco, no? Allora pensiamo un po'. Dunque, da una parte la limitazione, una limitazione severissima, perché contravvenire a questa limitazione è morire. Si tratta di vita, dunque la trasgressione è di vita, è chiaro. Si tratta di libertà e quindi è in agguato la morte. Dunque, da una parte abbiamo la differenza, il discernimento che si contrappone alla confusione, all'indifferenziazione. Il discernimento condiviso, spiegato, una linea di alta tensione è il monte in quel momento lì, sarebbe meglio non toccarlo, perché poi è questo. Però c'è l'alternativa, perché si è creato il desiderio, l'invidia. E qual è l'alternativa? Cos'è questo giubileo? Allora qui nel testo il giubileo è il suono del corno che è iniziato quel giorno lì, al mattino, con il assemblarsi del popolo, è iniziato un suono incredibile, un suono crescente, sicuramente non umano, non voglio dire disumano, ma non umano, perché non ha nessuna barriera. È bellissimo, il Midrash dice che il suono dello shofar si differenziava e girava intorno alle persone, come una corrente, girava intorno e entrava nelle orecchie, però non inibiva il pensiero. Questo suono stava creando uno spazio fonico. Siamo nel deserto. Lo spazio non è definibile in un deserto. E quindi, grazie allo suono del corno, lo spazio diventava il luogo della fonia, il luogo della voce, dunque, prima che diventi la parola del decalogo. E certo, perché la parola si svolga, ho bisogno di accogliere la voce. E la voce viene incarnata dal suono del corno. Ci si interroga, ma cos'è questo suono del corno? Certo, siamo nella preantichità, si suonava il corno ha questo suono antichissimo, no? Suono dell'origine. Però la parola shofar in ebraico indica qualcos'altro. Viene da shefer,
e Schaeffer è l'estetica, l'abbellimento. E quindi non ci sarà nulla di spaventoso nello suono dello shofar. È l'estetica, estetica e etica, dice Monsieur Spinoza. Allora pensiamo un po', dove ce l'abbiamo questo corno? E il Midrash ci dice, sì, è un corno particolare, questo corno. È il corno dell'ariete che ha sostituito Isacco sull'altare. Povera ariete. Un po' una magra consolazione, no? È stata sgozzata, però si vede che Abramo gli ha detto non ti preoccupare, il tuo corno verrà suonato dall'autore del libro. Io l'avrei mandato a quel paese. Comunque, stiamo a pensare, l'ariete che ha sostituito Isacco, in ebraico, l'ariete, qualcuno ricorda? Ail, una parola di tre lettere. La prima lettera e l'ultima indicano un orientamento spaziale e temporale, El. La lettera centrale, la Yod, indica il futuro. Dunque questo animale è il futuro di Isacco, è vero. E il futuro di Isacco cos'è? Dimentichiamo l'animale. Dimentichiamo l'immagine. Ma il futuro di Isacco, il cui nome significa riderà, Yitzhak, qual è? E questo ci porta a chiedere, ma che cos'è la legatura di Yitzhak, che il mondo cristiano traduce il sacrificio di Yitzhak? Bugia. Yitzhak non è stato sacrificato. Che cosa significa la legatura di Yitzhak? Un grande maestro dell'Ottocento che commentava i passi biblici settimane dopo settimane, tornando molto spesso, anno dopo anno, sullo stesso passo e approfondendo ogni anno, il rabbi di Gur, il maestro di Gur, una piccolissima cittadina, borgo polacco, dice che Isacco è la resistenza del popolo di Israele. Isacco è praticamente incarna la capacità di sopravvivenza del popolo di Israele. Ed è grazie a lui, grazie a Isacco, che il popolo di Israele trae la forza, siamo tentati di dire, di sopravvivere. Ma chi è che dice, che parla di sopravvivere? Dopo la Shoah il popolo di Israele fiorisce, non sopravvive, o meglio trasforma la sopravvivenza in qualcosa di totalmente insospettabile. Dappertutto nel mondo, compreso sulla terra di Israele. E allora che cosa significa questo? Che il popolo di Israele non perde la fiducia nell'umanità.
nonostante le persecuzioni, nonostante tutto quello che subisce questo popolo, appena può, ripartecipa al fiorire, allo svilupparsi dell'umanità. E chi è che ha ispirato questo a questa identità? Ebbene, è Isacco. Il suo ridere non è un ridere di triste ironia. Il suo ridere è la possibilità di ridere, la possibilità di rimanere fiducioso. Ma ci siamo chiesti come questo popolo riesce, dopo secoli e millenni di persecuzione aspre, terribili, si vede che Isacco ha seminato qualcosa in questa identità. Perché? Ma perché Isacco sull'altare, legato già, guarda suo padre e non pronuncia una parola. Perché? Un cristiano penserà: perché si lascerà sacrificare? Ma che stupidaggine, che idiozia! Isacco sa che il vecchio non lo ucciderà. E questo, la fiducia incrollabile di Isacco. Io non so se così succede, ma mi basta la fiducia. Sapete perché? Non lo so cos'è successo. Perché Abramo scende da solo dal Moria. Non sappiamo cos'è successo. Sappiamo anche che ci rimette le penne la madre di Isacco. È terribile, ma Isacco sorride. Isacco dice no. Al monte Sinai è lui la voce. Perché Isacco è diventato l'ariete, ovviamente. È lui la voce, è lui il suono dello shofar, perché questo popolo ha bisogno di speranza, ha bisogno di essere sicuro di poter accogliere ancora una parola di speranza. E allora quello che prepara il terreno per la parola è la voce del corno di Isacco, perché l'ariete è Isacco stesso, ovviamente. Ah, allora questa voce qui si chiama Giubileo. Perché? Io vi ho detto, avete sentito, shofar, i corni. Invece qui il corno viene chiamato Giubileo, Yovel. Come mai? Ancora una volta dobbiamo uscire dalla cristianizzazione. Il Giubileo del testo non ha niente a che vedere col Giubileo cristiano che stiamo lasciando in questo momento. E non è una questione di meglio o peggio, è un'altra cosa il Giubileo biblico. Il Giubileo biblico è l'anno della ricapitalizzazione, è l'anno dove tutti i debiti vengono annullati, è l'anno dove tutte le vendite delle case e dei terreni vengono annullati, è l'anno di moratoria, è l'anno della libertà. Dico bene decapitalizzazione. Per chi parla dei capitalisti ebrei, l'anno della decapitalizzazione. E allora che cosa ci sta dicendo il testo? Si salirà su questo monte, nonostante le limitazioni del momento di preparazione,
quando arriverà l'interiorizzazione del giubileo, quando ciò, il giubileo, diventerà perdurante, quando sarà entrato nelle abitudini economiche, politiche e sociali di questo popolo, allora tutto il popolo recintato si eleverà su questo monte, e in ebraico sul monte si scrive per mezzo del monte, per mezzo di quello che succede qui, capite? Ah! Che preparazione! Usciti dall'inferno, si parla di una società, si parla di un'economia, si parla di una politica, si parla di un certo tipo di socialità. Ed è quella, non qualche divinità mistagogico e qualche culto misterioso, che aiuterà al popolo ad elevarsi su quel monte. E questo viene un po' a scardinare queste nostre abitudini mentali, pedagogiche, per cui non si ha fiducia nell'ascoltatore, se non capirà, non è pronto. Sei tu che non sei pronto a dire, sei tu che non hai maturato realmente quello che vuoi trasmettere. E questa è una delle premesse fondamentali. E vi dico quello che vi ho detto inizialmente: il primo insegnamento era il presentare sempre l'alternativa. Da una parte il divieto, ma dall'altra parte l'alternativa. Molto bellamente i saggi dicono che non vi è un solo alimento proibito dal testo alla consumazione che non abbia un equivalente permesso. E quindi c'è qualcosa che ha lo stesso gusto del prosciutto di Parma e che sarebbe permesso. Non so se l'ho trovato, ma chissà. E dunque vado un attimo a questa seconda parola, a questo punto. La seconda parola inizia così: non avrai altri Elohim o Elohim altri sui miei volti. E questa è la prima parte. Non ti farai nessuna scultura e nessuna immagine. La Vulgate dice per immagine, dice similitudine. I greci, la traduzione dei 70 da eidolon. Dopo esamineremo un attimo. Che si trova nei cieli sopra, eccetera. Non ti prosternerai a loro, non li servirai, poiché anochi, e qui dobbiamo capire che non possiamo più tradurre l'anochi contestualmente con io, perché è un io abbastanza complesso, è un nome, perché l'anochi, che è l'Adonai tuo Elohim, che significa che l'Adonai, il tuo Elohim, non è esclusivo. La parola anochi, vi ho spiegato, è considerata dalla tradizione un acrostico per cui l'anochi appartiene al mondo della lettura, scrittura, lettura, e quindi al mondo della pluralità, alla legittimità di ogni interpretazione. E quindi l'anochi rappresenta la non esclusività. Non vi è una lettura esclusiva, non vi è un approccio dell'Adonai, il tuo Elohim, che sia quello corretto. Deve essere quello legittimo,
quello che si può giustificare nella scrittura. Allora andiamo avanti di questa seconda parola. Dunque non ti posternerai a loro e non li servirai, poiché l'Anochi, il tuo, l'Adonai tuo Elohim, Elkanò. Leggiamo qui. Perché il Signore tuo Dio, perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, vi rendete conto? Questo è stato sottoscritto dai rabbini, geloso o zelante, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra bontà sua, infatti la sua bontà, fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Qui abbiamo come minimo tre pregiudizi. È tardi. E allora vorrei fare così, se siete d'accordo. Io vi sottolineo quali sono i pregiudizi, secondo me. No? Qui. Il primo pregiudizio grave, gravissimo, secondo me, è il divieto di rappresentazione, che attraverso la mediazione del protestantesimo è diventato come l'appannaggio di Israele. Israele non rappresenta. Ebbene, non è vero. Non vi è nessun divieto di rappresentazione. Nel santuario di Gerusalemme vi erano due cherubini, per esempio. Allora dobbiamo capire di che cosa si tratta. Prima cosa. Ne parleremo lunedì prossimo. Questo è il primo. Il secondo pregiudizio è quel Dio geloso. Io sono tranquillo perché siccome nella Bibbia non c'è Dio, si tratta di qualcun altro. È chiaro, la parola Dio è inesistente nella lingua ebraica. Noi abbiamo dei nomi che hanno dei significati molto precisi e nessuno dei significati dei nomi che vengono attribuiti qui all'autore o comunque all'ispiratore di questo testo, nessuno dei significati è riconducibile alla parola Dio e il suo significato. Il testo biblico è rigorosamente in ambito ateo, ma dico bene ateo, rigetta ogni accenno a Dio, lo rigetta naturalmente. Allora il Dio geloso potrebbe non riguardarmi, ma siccome qui c'è qualcuno che è geloso, c'è questo nome, El, e vi ho detto che il nome El era il nome più breve dell'ispiratore, chiamiamolo l'ispiratore, ed è un nome di orientamento, direzionalità. El vuol dire verso. Allora perché verso è geloso? Questa, la parola in causa qui è cano, El cano. In francese le cano è il canotto. Comunque, Elkanò sarebbe Dio geloso. Riflettiamo, pensiamo un attimo. Non c'è neanche coerenza nel testo, perché se un Dio geloso, come da una parte punisce fino alla terza, quarta generazione, e dall'altra invece fa del bene per mille. C'è qualcosa, c'è una proporzione che non funziona. Uno geloso non può poi essere dispensatore di tutto questo bene. Noi sappiamo che la gelosia è uno dei veleni dei rapporti umani. L'invidia, la gelosia, la concupiscenza. Allora, dunque, il mito del Dio geloso, che è
un punto cardinale, fondamentale dell'antigiudaismo. Il Dio geloso dell'Antico Testamento rispetto al Dio misericordioso del Nuovo Testamento. Andiamo avanti, dopodiché rimane pokedavon, che significa punisce la colpa. Il verbo che è usato qui, poked, dicevo prima al mio ospite, è usato per indicare l'apertura della matrice, cioè la fertilizzazione. Quando Sara concepisce il suo figlio così atteso, Yitzhak, il testo dice va Adonai pakad et Sara. Allora sarebbe punisce Sara. Qualcuno può pensare che rimanere incinta è una punizione. Effettivamente, ma però non corrisponde, non entra nella coerenza del testo. Questo verbo poked non ha mai significato punire. Il nostro Yosef, Giuseppe, quando sta per morire, convoca i fratelli in Egitto e dice così: Pakod yifkod Elohim etrem. L'Elohim vi punirà e vi trarrà dall'Egitto, dalla schiavitù. Allora trarre dalla schiavitù e punire? No. Che cosa significa il verbo poked? Nell'ebraico moderno, è l'ultima dritta che vi do per poter pensare, nell'ebraico moderno il sostantivo di questo verbo, pakid, significa funzionario. Pensate a cosa fa un funzionario, ma non un funzionario dei caricaturisti, non un funzionario, non oso dire all'italiano, che cosa farebbe un funzionario un po' serio? Qual è il compito del funzionario? Pensiamo bene a questo, perché non è un caso se il funzionario nell'ebraico moderno è il sostantivo di questo verbo. Ricordate che si diventa funzionario nelle organizzazioni quando si passa dall'ultimo livello di impiegato, si passa a funzionario. E pensate che però si cambia contratto di lavoro. E il cambiamento è radicale. Allora, che cosa fa il funzionario? Qual è la funzione del funzionario? Ecco, abbiamo qui tre miti che hanno la vita dura. Se siete d'accordo, perché sono le 10:27, ci fermiamo qui. Ringrazio dell'attenzione e sono contento particolarmente dell'intimità di oggi. Siamo un po' meno, possiamo pensare che siamo i migliori, no? Ecco, grazie della musica.